Permettimi di rivelarti un segreto. Io non credo ai tarocchi. E sai a quante persone lo sento dire? No, a me non interessano. Per carità, i tarocchi. Cosa, quelli con le carte? Tuttavia, questa affermazione denota sempre una particolare ignoranza, perché il tarocco poggia su un apparato simbolico, come la vita, come l'universo, come il mondo. Dire di non credere ai tarocchi significa dire di non credere alla vita. Ovvio, il discorso cambia quando con la frase "io non credo ai tarocchi" intendo "io non credo nelle pratiche folcloristiche che accompagnano il tema". La previsione del futuro, la purificazione energetica, le candele, gli incensi, i bagni lunari e così via. Ebbene, in questo caso mi trovi d'accordo. Nemmeno io credo nelle pratiche del popolo, o meglio, nelle pratiche folcloristiche che accompagnano la tarologia. Però, per motivi che non mi sento di includere in questo video, non le condanno nemmeno. Magari ne riparliamo, eh? Quello che è importante capire adesso è che lo studio del tarocco trascende la mera pratica folcloristica. E dire di non credere ai tarocchi è semplicemente ammettere la propria ignoranza. E qui torniamo a un punto fondamentale. L'importanza della curiosità per l'essere umano. È la curiosità che muove il mondo. È la curiosità che ti tiene giovane. È la curiosità che ti fa andare avanti e ti arricchisce da dentro. Potresti anche dirmi che proprio non te ne frega nulla del mondo dei tarocchi, degli arcani, delle carte. E perché dovresti farlo? Perché dovresti approfondire questo tema? No, non devi! Ma questo va a sottolineare la tua forma mentis. Non sei una persona curiosa. Posso riportarti il mio esempio personale. Io provengo da studi puramente umanistici. Quindi repello allegramente tutto ciò che è matematica, chimica, biologia, informatica, numeri? No, grazie. Tuttavia, quando ho deciso di aprire il TDM, la scuola di tarocchi, ho fatto un passo importantissimo, ovvero studiare il linguaggio informatico, così che avevo l'opportunità di capire meglio cosa poter offrire agli utenti. Questa scelta, a mio avviso, è stata bellissima, perché nonostante per me l'informatica era qualcosa di sconosciuto e ho fatto tantissima fatica ad impararla, ho capito anche che il tarocco è l'idioma dell'inconscio, ma l'informatica è l'idioma del futuro. E inoltre, dati alla mano, sai quanti soldi risparmio a fine anno perché so programmare un sito internet e posso intervenire direttamente sui miei domini? Vedi? Una materia che credevo completamente inutile, per cui non ero portato, si è dimostrata invece una nozione di grande utilità. E ti dico anche un'altra cosa, ad oggi mi appassiona il linguaggio informatico. Vedi, l'importante non è parlare di tarocchi, di informatica o di quello che ti pare. Ciò che è importante è la tua attitudine mentale. Devi essere curioso. E per favore smettila di sostenere "non credo ai tarocchi", perché il tarocco non si basa sulla credenza. Non è questione di "ma non lo so, però boh". Il tarocco è molto di più. È un modello con cui decifrare la realtà circostante. Una conoscenza in grado di mettere i puntini sulle i e di rispondere anche, in modo elegante ed ottimale, alle domande che poni, a quelle che senti e a quelle che non diresti nemmeno al tuo miglior amico.